Non è che mi secca andare in galera, tanto ci sono abituato. E che prima voglio finire questa, l'apoteosi. Ti piace? Guarda com'è bella. 2 chili di tritolo. Questa la voglio far scoppiare contro la schiavitù in America. Ma perché? Esiste ancora la schiavitù? Ah, povero Ciuco. Perché tu non sei schiavo. E io? Siamo tutti schiavi. Siamo tutti gli zio Tom. Occhio! Che porco, eh? Poco ti sedevi sopra il detonatore, è sensibilissimo questo. Beh, io me ne vado a dormire, sono poco stanco. C'è stessa qualche bomba in camera da letto. Ma va. Comunque fa come se stessi in casa tua. Se tiene fame, ho fatto qualche cosa da mangiare. Grazie, hai già fatto. Prima avevo un po' di fame, mi sono fatto una zuppa di piselli per via dei denti. E a dove l'hai presa la zuppa di piselli? Era in polvere, in una scatola dentro là. Tu sei mangiata papà? Ma come? Non capisco. Ti sei fatta la zuppa di piselli con le ceneri di mio padre? Ma no! Disgraziato! Ma picchiami! No. Non posso far male a papà. Papà. Papà mio. Povero papà. Se ti può consolare, ti posso dire che era buono. Proprio buono. La rendo alla forza pubblica, ma è un sopruso. Tu sei Peppino Cavallo? Non sono io Peppino Cavallo e non lo conosco. So io, Peppino Cavallo. Che volete? Vestiti. Vestiti! Ma... Sei accusato dell'omicidio di Don Nicolone Salento. L'omicidio di Don Nicolone? Esatto. Ma voi state pazziani. Io non ci ho mai ammazzato nessuno. La conosci, questa? Questa è a mia, lo so bene. Ma questa non è stata mai usata. Un colpo l'ha sparato. E quel colpo ha preso in fronte Don Nicolone Salento. Ma quale colpo è colpo? Io non saci niente. T'hanno visto uscire dall'ufficio del morto. Dall'ufficio del morto? Vestiti. Vestiti! T'hanno visto ieri sera, alle 20:15, subito dopo il delitto. Ma io ve lo giuro sul mio onore. Non so state io. Ma vedetelo un po' che casino sta succedendo a casa. Ma com'è possibile?